Saranno due giornate FAI speciali, quelle previste in tutta Italia per oggi e domani, speciali perché sono stati scelti dei luoghi esclusivamente all'aperto. I luoghi si potranno visitare naturalmente su prenotazione nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. A Palermo aprono il Giardino Inglese, Villa Giulia e il Torrente Sant'Elia, che si potrà visitare con una passeggiata nella giornata di domani. Andiamo a sentire le interviste. Si è deciso di aprire dei luoghi all'aperto proprio per rimanere in sicurezza, quindi in tutta Italia si visiteranno parchi, giardini, boschi e anche cortili, e questo è anche un momento di raccolta fondi a sostegno della Fondazione, è anche un modo per dire grazie a tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura della nostra salute e che quindi il FAI omaggerà a chi verrà a visitare questi luoghi la nostra tessera o il rinnovo per chi già fosse tesserato. La scelta del Giardino Inglese è stata fatta anche perché il Giardino Inglese concorre al censimento dei luoghi del cuore, attualmente in 13ª posizione, per cui invitiamo tutti a votarlo. Tra i luoghi scelti a Palermo, il Giardino Inglese, Villa Giulia e il Torrente Sant'Elia, quest'ultimo inaspettatamente è stato il più gettonato. Sì, abbiamo deciso di fare questa passeggiata naturalistica a un affluente del fiume Oreto che, come sapete, l'anno scorso si è classificato secondo in Italia, è stato primo, diciamo, tra i luoghi d'acqua, e quindi abbiamo voluto proseguire questo lavoro e abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni, siamo andati in overbooking, quindi è stato il più gettonato dei tre siti, forse anche perché è insolito. Domani si terrà questa passeggiata, ne faremo quattro. Proprio ripercorrendo il percorso del fiume.